L'egoismo che si nasconde dietro il falso altruismo, la differenza tra essere buoni e il buonismo. Cosa sta succedendo in questo momento? Le persone si trincerano dietro il loro alibi. Io sto a casa, come ho detto nel video di cui vi posto il link qui sotto, e quindi si spacciano per altruiste. Loro dicono: io faccio la mia parte. Quindi seguo le indicazioni del governo e dei mass media, faccio la mia parte e così sono tanto buono e altruista e aiuto gli altri perché io impedisco il contagio, io sono buono, io sto a casa. E io invece dico no, chi ragiona così è profondamente egoista, rifiuta di informarsi, rifiuta di usare la testa, lo spirito critico, si adegua in maniera acritica al regime. E quindi in una situazione di totale comodità e si mette a posto la coscienza falsamente nascondendosi dietro un dito, dicendo a se stesso: io sono altruista e faccio la mia parte. Quindi io ritengo che sia una cosa gravissima perché una persona sta prima di tutto mentendo a se stessa, è la menzogna più grave, è mentire a se stessi. È un insulto alla vita, è un insulto alla ragione per cui siamo al mondo, la ragione di conoscere il vero se stesso e di esprimerlo e di portarlo avanti. Quindi questo falso altruismo è un meccanismo subdolo che assolutamente va condannato e non può essere giustificato. Quindi una forma di egoismo ingiustificabile e una forma di collaborazione con il colpo di Stato che è stato messo in atto. Sì, perché stare a casa, diciamo, non lo stare a casa, io sto rispettando per prima le indicazioni di questo falso governo, anche se non le condivido. Ripeto, il professare che sia un bene continuare a stare a casa. Ripeto, è una grave colpa di cui le persone si macchiano, credendo invece di essere altruiste, ma io penso che nel profondo della loro coscienza loro sanno benissimo che si stanno nascondendo dietro un dito. Questo è buonismo. Il buonismo non è il bene, il buonismo è un finto bene, per cui loro si appigliano a ciò che dice il governo, perché anche il governo si nasconde dietro l'alibi della salute pubblica, un concetto completamente astratto, una salute che non è stata tutelata. Il concetto di salute pubblica è un truismo in PNL, cioè ossia un'affermazione che se io dico nessuno potrà mai contestare, è una verità, diciamo, approvata da tutti, cioè agire per la salute pubblica. Certo che tutti vogliamo agire per la salute pubblica, nessuno ti dirà mai agiamo contro la salute pubblica. Quindi io dico questa frase, a questa frase tutti ovviamente approvano la veridicità di questa frase e da lì aggancio però tutta una serie di deduzioni e condizioni assolutamente insensate, arbitrarie, a cui però ormai le persone si sono agganciate. Quindi attenzione al buonismo, attenzione al falso altruismo. È una delle cose peggiori per la nostra coscienza. È uno degli atti peggiori che possiamo fare nei confronti degli altri esseri umani e del mondo. Per questo video è tutto. Se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al mio canale. Per informazioni, iscrivetevi alla mia mail isabel.legrand@libro.it. Chi sono? Io sono Isabel e mi occupo di benessere psicofisico, che vuol dire stare bene su tutti e tre i livelli che sono inscindibili: anima, mente e corpo. E come si fa? Si fa attraverso un processo esperienziale, ossia
Io non propongo nessun insegnamento calato dall'alto, ma propongo di sperimentare su di sé, perché nulla si acquisisce senza l'esperienza, senza, diciamo, aver provato dentro di sé che cos'è attivare un vero sentire, che cos'è attivare una vera esperienza. Quindi, per questo video è tutto. Mi raccomando, ricordatevi anche di attivare la campanellina per le notifiche dei nuovi video. Ciao a tutti!